Ciao, sono Cervento 5, qui ci troviamo su Candy Crush per un nuovo episodio. E ci eravamo lasciati in questa zona qua, con Cala Caramello. E dovevamo fare, siamo sempre un livello zona, giusto per avanzare più in fretta, perché anch'io ho voglia di vedere cosa c'è più avanti nei livelli che ancora non ho fatto. Ma se non vi porto avanti con la serie, non riesco a vederli perché è inutile che li faccio se dopo li devo rifare in video. Quindi, tanto vale che prima faccio questo. E devi scegliere il 200, giusto perché 200 è un numero preciso, quindi va bene così. Ok. Perfetto, okay, sì, ho capito. Io utilizzerei questo qua. Vedete, fa un po' di danni. Ah, praticamente devo far scendere la frutta e ce n'è uno che deve scendere lì di fianco laterale. Specialmente a forza di esplosioni a righe laterali si fa. Ecco, perfetto. Sweet. Delicious. Non è semplice, però ci posso riuscire. Aspetta un attimo. Ok, avevo un attimo un problema, quindi ho dovuto stoppare ancora. Ancora una volta. Vabbè. Capita, eh? Nei video capita più spesso del solito, ma va bene. Non fate vedere niente. Riusciremo a farlo scendere prima o poi, eh? Allora, andiamo. È un po' difficile. Ce ne manca uno lì davanti che blocca la frutta, quindi si chiama togliere quello lì. L'unico che ci dà fastidio. Fammi pensare perché non lo so, non so come togliere, è troppo in alto e non riesco a capire come toglierlo. Ma si viola. Delicious. E boh, non lo so. Sta a vedere che perdo. Sta a vedere, adesso già. Delicious. La vedo difficile, la vedo veramente complicata sta cosa. Divine. Sweet. Ma tra tutti quelli che dovevano rimanere, proprio quello doveva rimanere. Aspetta un attimo che facciamo così. Quindi se per caso non riesco a buttarlo giù, uso il power up e lo butto giù, cioè, facciamo così, se no. Siamo qua tutto il tempo. Con questo livello. Perfetto, l'ho fatto. Poteva andare peggio. Ok, meno male. Niente power up. Quello di prima che ho usato è un power up che va a tempo, quindi sia che lo uso che non lo uso scade. E tanto vale usarlo e siamo a posto. Così evitiamo di rifare il livello tutte le volte, tutto il tempo. E in questo video qua facciamo solo livello e non va bene questa cosa. Dobbiamo fare molti livelli. 3 stelle, va bene, il livello difficile era. Ok. Boh, 208. Così a caso. Non vedete il nome della zona, però va bene. 2 bombe e 6 strisce. Ok. Tasty. Ora
Volevo usare quella lì, però devo prima abbinarla. Volevo abbinarla, ma... Sweet. Ecco, perfetto, quella blu. Se la blu esplode, attiva la bomba in alto e la fa scendere. Quello che mi serve a me. E perché devo far esplodere queste tre strisce qua e le due bombe? Faccio quello, sono a posto. E ho fatto. Perfetto. Divine. Sugar Crush. So se arrivo a 3 stelle, ma tanto non mi importa, insomma. Forse ci arrivo. Io ho velocizzato giusto per fare prima. Salta, vai. Sì, 3 stelle, perfetto. Vabbè, io ho fatto 12 sorprese. Ora andiamo nella zona successiva che si chiama Castello Croccante. Boh, andiamo a 221. Così. Scegliamo una zona, una casa. Se poi nei commenti mi scrivete prendi il primo, prendi il quinto, prendi il settimo, io prendo, cioè. La frutta devo far scendere, che è laterale, in quel lato. Tasty. Divine. Ok, è tutta lì la frutta. Manca solo due in fondo e poi l'ho fatta. L'ultimo, perfetto. Che potrei usare il power up, perché dato il power up che scade, potremmo anche utilizzare. Però voglio provare a farlo senza, tipo così. L'abbiamo fatto. Perfetto. Io vi spiego come fare i livelli senza usare i power up. Grazie, andiamo avanti. Perfetto. Bonus che mi dà il gioco se prendi delle altre cose, quindi adesso lo sblocca e vabbè, prendiamo il bonus, va bene. 15 minuti e 30 minuti, ok, questi sono tutti bonus a tempo che quindi se non li usi scadono e quindi sono, possono essere usati quando vuoi. Questi sono power up buoni, insomma. Ok, deposito di cioccolato, cioè andiamo al 244, dai, 44 che sta lì, lo proviamo a fare. Ok, 15 gelatine che sono lì ai lati. E anche sotto. Perfetto, ci sono le gelatine dei pesci, quindi qua è più agevolato lo scontro. Usiamo questi che esplodendo con il pesce fa una combo che fa molti più danni. Quindi più gelatine Tasty. tolte, ce ne mancano 5. Ok. Abbiamo un sacco di mosse, quindi in realtà dovremmo farcela, so che beccare con le gelatine ai lati non è proprio semplice, insomma. No, la bomba no, no, ti prego, la bomba no, toglila. Grazie, l'hai tolta. Perfetto, no, le bombe Delicious. mi stanno antipatiche perché quelle esplodono e ti impediscono di fare il livello. Se esplodono il livello si conclude subito e non riesci a vincere. Sweet. Perfetto, ho fatto quella bomba lì che mi serviva, solo che dovrei abbinare un'altra bomba così me la abbina di più, fa molto più danno. Tasty.
Non lo so, non lo so. Boh, facciamo col verde. Perfetto, ci manca solo il viola e il rosso là in alto da beccare. Forse uno esplode. Ecco, perfetto. Ci manca solo uno. E noi abbiamo il power up temporaneo, quindi potremmo anche toglierlo. Avremmo già problemi, però giusto che siamo qua, proviamo a farlo senza. Ecco, perfetto. Fatto, vedi? Senza power up. Olè. Perfetto. Delicious. Comunque ogni tanto vi farò Candy, non so quanti interessi della serie, però ogni tanto vi farò Candy Crush per portarmi avanti. Perché anche io sono curioso di sapere cosa c'è dopo. Nonostante sia un gioco che magari non è adrenalinico come Fortnite, non è. Vabbè, quelle cose lì comunque. Questo è comunque un gioco da fare. Avanti, perfetto. Siamo arrivati a ghiacci deliziosi, quindi quando la prossima volta riprenderemo da qua e faremo un livello a caso fino ad arrivare alla zona in cui mi sono fermato io. Ok, va bene. Gli studi sono arrivati, non mi prolungo di più perché sennò già è tanto che vedete 10 minuti, poi metti caso che facciamo 20 minuti è troppo. Comunque, va bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. Come dovete dire, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un prossimo video. A presto!